Buongiorno a tutti, ben ritrovati all'auditorium del Forum Internazionale della Cultura Ludica, luogo in cui le realtà ludiche si raccontano tramite riflessioni ed esperienze dal mondo del gioco tradizionale. Ringraziamo tutti gli ospiti che sono intervenuti nella giornata di ieri e quelli che interverranno oggi, illustrandoci diverse dimensioni del gioco italiano ed estero. Questa mattina avremo il piacere di ospitare al nostro tavolo interventi molto vari. Massimo Pirovano, antropologo presso il Museo Etnografico Alta Brianza, ci parlerà di bicicletta, dal gioco all'agonismo. Con Victor Baroja i Benliure, presidente della Federazione Catalana Gioco Tradizionale, rivivremo la storia attraverso la pratica dei giochi antichi. E proprio con un gioco antico, ma ritornando in Italia, concluderemo la mattinata. Andrea Giacomelli, esperto di tutela e promozione di risorse poco note, ci illustrerà il gioco della Palla 21. Iniziamo quindi questa seconda giornata di incontri con il nostro primo ospite, Massimo Pirovano, antropologo presso il Museo Etnografico Alta Brianza, con cui vedremo come un'esperienza ludica basilare per i bambini come andare in bicicletta si possa trasformare in una disciplina sportiva e a volte in una vera e propria professione, con il suo linguaggio, i suoi valori e i suoi miti. Lasciamo quindi la parola a Massimo Pirovano. Grazie. Ringrazio naturalmente gli organizzatori per l'invito mio personale e del Museo Etnografico dell'Alta Brianza che rappresento e che dirigo dalla sua fondazione. Il titolo che ho scelto è stato implicitamente suggerito dal taglio che gli organizzatori hanno dato a questa edizione di Toccati, incentrata sulla pratica agonistica. E negli anni scorsi io ho condotto questa ricerca etnografica sul campo, vivendo in mezzo a tutti i protagonisti di una società ciclistica molto importante nella nostra zona, appunto in Brianza, per la precisione nella provincia di Lecco. La società si chiama Unione Ciclistica Costa Masnaga e ha avuto una certa risonanza negli ultimi 2 anni perché ha vinto quello che è considerato il campionato italiano per società per i bambini della categoria giovanissimi. C'è una categoria di ciclisti in erba che cominciano a pedalare all'età della prima elementare e che rimangono in questa categoria fino alla prima media. Poi nell'anno della seconda e della terza media i ragazzi passano in una categoria che si chiama esordienti e nel biennio delle superiori i ragazzi corrono in una categoria che si chiama allievi. La società ciclistica che ha una storia molto longeva e nobile, diciamo, che supera i 60 anni di vita, raccoglie principalmente praticanti di questa età, dalla prima elementare alla seconda liceo. E sono ragazzi che incominciano con la pratica della bicicletta attraverso delle gincane, per esempio, o delle passeggiate dentro un circuito protetto che il comune di Costa Masnaga ha realizzato molti anni fa e che sostanzialmente è una pista in piano, non come quelle dei velodromi, dove i ragazzi non hanno il problema del pericolo costituito dal traffico. Quando invece passano alle categorie superiori, esordienti e soprattutto allievi, sono seguiti quotidianamente negli allenamenti dalle cosiddette ammiraglie, cioè dalle macchine attrezzate per l'assistenza, perché ovviamente i pericoli legati al traffico sono notevoli. Ho messo questo sottotitolo alla mia conversazione, una ricerca tra sperimentazione e distanza critica, perché io ho potuto raccogliere i miei dati non solo osservando e ascoltando le persone che vivono in questo microcosmo, io un po' ironicamente chiamo la mia tribù di studio antropologico, ma anche attraverso la pratica personale. Io sono stato un pessimo corridore in età giovanile, molto appassionato ma dai mezzi limitati, forse distratto anche da altri interessi, perché giustamente, come dice uno degli allenatori del Costa Masnaga, campioni non si nasce ma si diventa, e quindi molto spesso la costanza e l'allenamento, come dicono
molti dei protagonisti delle mie interviste, delle mie conversazioni, è decisamente fondamentale, certe volte per certi versi più importante delle doti naturali, ma su questo torneremo. Dicevo, sperimentazione ma anche distanza critica, nel senso che l'antropologia deve cercare di in qualche modo capire quali sono i meccanismi fisici, psicologici che agiscono dentro le persone che si vanno ad osservare, a studiare, ma in qualche modo cercando di mantenere una distanza che permette di capire anche delle logiche che sono diverse dalle nostre di praticanti. Dunque, io credo che tra i primi piaceri che accompagnano l'uso della bicicletta ci sia il piacere che viene dall'imitazione, l'imitazione dei grandi che sanno fare delle cose che il bambino che ha ancora le rotelle, diciamo così, a sostegno del suo equilibrio non sa ancora fare, ma che rappresentano certamente un modello e quindi che permettono, man mano si acquisiscono abilità corporee legate all'equilibrio in particolare, successive, possono dare una gratificazione perché ci si sente un po' come i grandi. Questo termine, questo concetto, che rappresenta una delle fonti di gratificazione del gioco, è una delle quattro categorie che Roger Caillois, un antropologo francese, ha proposto all'attenzione degli studiosi. Come dire, quando noi giochiamo, molti giochi ci piacciono perché ci consentono di imitare dei modelli positivi, o almeno che noi riteniamo positivi, e la bicicletta certamente ha anche questa caratteristica. C'è anche il piacere della vertigine, che lui associa, questo studioso, per esempio all'altalena o a certi sport che noi consideriamo estremi, pensiamo al free climbing, ma tutti possono immaginare a cosa facciamo riferimento pensando agli appassionati dei parchi di divertimento come Gardaland, dove la vertigine è una delle cose che respinge una serie di visitatori e attira altri visitatori. In che senso c'è questa componente nella bicicletta? Nel senso che quando tu impari a pedalare stando in equilibrio, devi calcolare un rischio che ti dà un senso di precarietà controllata, come appunto questa categoria di piaceri. Quando tu impari ad andare senza mani, e qui vediamo dei ragazzi che vengono addestrati un po' alla volta a passare attraverso queste successioni di abilità fisiche che poi servono, perché durante la gara può capitare per esempio di dover prendere un rifornimento con una mano, oppure di doversi togliere un impermeabile andando senza mani prima di affrontare una discesa, cosa che durante un allenamento non avrebbe senso, o durante una passeggiata, ma durante una corsa, quando il momento è topico e si rischia di perdere i compagni di avventura, anzi gli avversari, è fondamentale sapere saper usare del proprio corpo per questa abilità. Sono solo alcuni esempi di abilità che si acquistano con il piacere della vertigine, direbbe Caillois. C'è poi il piacere della competizione, dell'agonismo, che è un'altra categoria che questo antropologo sottopone alla nostra attenzione. Su questo non credo di dover diffondermi a lungo. I bambini un po' alla volta acquisiscono, non tutti naturalmente, alcuni, forse molti, il piacere di competere. I giochi basati sulla competizione sono infiniti e possono essere dai giochi da tavola ai giochi fisici che si fanno nel cortile di casa, ma c'è anche la bicicletta quando diventa uno strumento di gara, diciamo così. Qua sono dei bambini della categoria giovanissima che si accingono a partire per una gara. Qui eravamo a Dervio, sul lago di Como, nell'Alto Lario, presso Colico. E anche qui si trattava di una gara in circuito, chiuso al traffico, e la competizione si intuisce attraverso l'immagine. Un filosofo francese molto importante che si chiama Merleau-Ponty
ha fatto notare in un suo scritto che non c'entra niente con lo sport, che noi, specialmente in età infantile e giovanile, ma poi anche dopo, ci rendiamo conto dell'importanza degli eventi a cui assistiamo attraverso, diciamo così, il contagio delle emozioni degli adulti che cambiano la loro espressione, il loro atteggiamento. Ecco, questa è una foto scattata a Lisoar durante il Tour de France vinto da Nibali qualche anno fa. Eravamo a vedere la corsa. L'ho scelta perché si vede una mamma con due figli che, fotografando e probabilmente incitando i corridori che facevano parte magari del suo entourage familiare o semplicemente che erano coloro per cui lei e la famiglia tifavano, avrà avuto delle espressioni corporee, delle espressioni vocali, degli incitamenti o degli atti che appunto, diciamo, imbevuti di emozioni visibili e percepibili, in qualche modo possono attirare l'attenzione del bambino, della bambina, che certe volte si appassiona al punto di voler provare anch'esso, anch'essa, a correre come i campioni, come i corridori veri. Ecco, la quarta categoria di giochi per il tipo di piacere che può dare, che Kaiwa ricorda, è quello dovuto al caso, all'alea. Nel caso del ciclismo il caso gioca un importante ruolo, naturalmente, la fortuna, ma direi che non è una componente essenziale per giustificare il piacere di questo tipo di gioco, che invece si trova per esempio nel lotto, per esempio nel gioco al nei vari giochi al casinò e così via. Naturalmente, dicevamo, assistendo alle competizioni i bambini vengono portati a riconoscere certi corridori, a individuarli come campioni, come modelli di pratica ed anche di valori, nel senso che i ragazzi che conoscono e che decidono di eleggere un campione piuttosto che un altro spesso giustificano questa scelta: io tengo per Sagan, tengo per Nibali, tengo per Aru. Questo è Fabio Aru, recente vincitore del campionato italiano professionisti e uno dei protagonisti del Tour de France. Ecco, perché ha certe caratteristiche, come dire, che si manifestano attraverso la tattica di gara che seguono, che me lo fanno apprezzare, me lo fanno diventare un modello. Per esempio la capacità di attaccare, come si usa dire, movimentando la corsa, rischiando di perderla ma anche rischiando di vincerla in maniera più entusiasmante perché staccando gli avversari, altri che invece scelgono come modello il campione che si può considerare modello di comportamento calcolatore e prudenziale, opportunista. Sono solo due esempi, naturalmente. In questa costruzione di modelli ha un ruolo importantissimo il racconto dello spettacolo, quindi le cronache televisive, giornalistiche. Ormai siamo arrivati a una fase di saturazione estrema che sta facendo anche male, secondo molti esperti, alla pratica ciclistica, alla passione per il ciclismo, perché certe corse vengono seguite dalla partenza all'arrivo e sono soggette, per una serie di fenomeni di cui, se volete, parleremo, a un controllo diciamo strategico talmente rigido che lo spettacolo viene meno. Se volete poi ne riparleremo di questo aspetto. Importantissimo nel far crescere la passione per la bicicletta e per le corse è la presenza in famiglia di qualche antenato maestro, potremmo dire, no? Il nonno che ha corso, lo zio che ha corso, il padre che ha corso. Indagando su questo microcosmo che è Luci Costa Masnaga, molto spesso ritornano queste dinastie familiari che sono fondamentali per le ragioni che ho tentato di sintetizzare adesso. Questa è una foto di Giorgio Brambilla, che è stato professionista fino a 2 anni fa, che è stato per esempio 2 volte secondo alla Paris-Roubaix Espoir, cioè alla Parigi-Roubaix dei dilettanti, che si corre sul pavé del nord della Francia, una delle classiche più importanti. E lui aveva questo nonno arcangelo, carrozziere peraltro,
talmente appassionato che lo portavo a vedere Gimondi al Tour de France quando era un bambino. No, forse Giorgio Gimondi non l'ha fatto in tempo, ma altri corridori che sono venuti dopo, e portavo al Giro d'Italia, al Giro di Francia, a vedere il Giro di Lombardia, e quindi che ha contagiato in famiglia questo ragazzo, che poi ha fatto diventare della passione un vero e proprio lavoro. Per la cronaca, alla fine della carriera Giorgio Brambilla è diventato e un preparatore atletico. Lui aveva fatto scienze motorie all'università e quindi ha acquisito una serie di competenze tecniche, direi scientifiche, no? Biologiche per esempio, meccaniche, di fisica, per cui ha uno studio e prepara corridori, aspiranti tali delle più varie categorie. Parlavamo prima dei master a cui appartengo anch'io con uno degli organizzatori. Ci sono anche master che gareggiano a 40, 50, 60 anni, per inciso statisticamente dimostrato che queste sono le categorie più esposte al doping, no? E sono categorie dove spesso la passione diventa una semiprofessione e queste persone si allenano addirittura seguendo un programma di allenamento preparato da un tecnico specializzato come Giorgio Brambilla. Viene il momento in cui il bambino che è stato portato alle corse, che ha girato nel cortile prima con le rotelle, poi senza rotelle, dice: voglio provare anch'io. Questa è una foto scattata nella sede del Costa Masnaga il giovedì sera. Chissà se c'è anche una relazione sul fatto che nella tradizione il giovedì sera era il giorno in cui da noi si andava a Morosa e adesso si va a coltivare un'altra passione nella società sportiva, diciamo. Comunque arrivano i bambini o i genitori che dicono: il bambino vuole correre, e qui c'è un rito di iniziazione perché il bambino per la prima volta indossa l'abbigliamento del campione, diciamo, no? E vuole tornare a casa con la bici da corsa. Quindi in questa società c'è tutto un parco di biciclette di varie dimensioni, varie misure, che vengono in genere noleggiate, prestate alle famiglie e vengono cambiate man mano che il bambino cresce, se rimane in attività ovviamente. Poi ci sono famiglie dove invece la passione e anche le risorse economiche sono maggiori, allora si decide a un certo punto di comprare la bicicletta che rimane di proprietà. A questo punto incomincia un apprendistato sotto la sorveglianza dei cosiddetti direttori sportivi, e qui c'è un tema molto interessante che sarebbe da discutere, che è quella della contesa pedagogica, no? Tra le famiglie, i genitori, gli zii che hanno corso in bicicletta e il direttore sportivo che si deve ritagliare uno spazio autonomo di formazione, dicevo, del corpo e della mente, delle abilità tecniche e tattiche del ragazzo destinato a correre, e quindi comunque in genere questa dialettica è più o meno diciamo così problematica, come potete immaginare, a seconda dei casi. Direi che in linea di massima nel ciclismo non c'è la stessa non mi viene la parola, aiutatemi, assatanamento mi viene, che si nota sui campi di calcio, alle tribune, dove genitori imprecano o addirittura insultano gli allenatori perché tengono in panchina i figli, cose che forse avrete sentito raccontare. L'apprendistato consiste in tecniche del corpo, bisogna imparare ad andare in bicicletta, per esempio ad affrontare le curve, affrontare le discese con una posizione della pedaliera apposita, con il rapporto adatto. Bisogna saper, per esempio, utilizzare nella pedalata delle scarpe apposite che hanno i ciclisti agonisti, che hanno dei tacchetti sotto le scarpe che consentono di fare blocco sul pedale per rendere la pedalata più redditizia. I bambini vengono allevati, diciamo, avviati a questa acquisizione attraverso delle normali scarpe da ginnastica, usando dei pedali normali. Man mano l'allenatore si rende conto che il ragazzo è sicuro, che è in grado di usare una mano sola o di andare addirittura senza mani, di prendere la borraccia e bere mentre pedala, allora decide di dargli anche le scarpe, che ad un primo momento disorientano il ragazzo perché lui si sente bloccato. Questo spiega perché, per esempio, dopo le cadute, qualche volta, quando si raccolgono i cocci negli sprint o no,
nelle discese o quando comunque avviene una caduta in gruppo o no, qualche volta si vedono le biciclette con le scarpe fissate nella pedaliera, perché intuendo il momento della caduta il corridore tira i piedi e quindi gli escono i piedi ma le scarpe rimangono attaccate. C'è un sistema peraltro come dire, che si impara facilmente a utilizzare, per cui spostando il piede sulla destra e sulla sinistra il tacchetto si sblocca dal pedale. Tra le cose che bisogna imparare a fare, fondamentale è sapere andare a ruota, come si dice nel gergo, perché come dimostra questa tabella che si trova in internet, il risparmio di energia che si ha pedalando sulle ruote è addirittura enorme. Quando noi diciamo possibile che un corridore fa un Tour de France a 40 di media facendo tappe di 150-200 km, bisogna tenere conto che molte tappe vengono corse nella pancia del gruppo, diciamo. E come vedete qua, nella pancia del gruppo si risparmia fino al 40-45% di fatica. Quindi potete immaginare, dentro un gruppo che viaggia a 50 all'ora, si fa la fatica che si fa pedalando a 35 all'ora, che è una velocità che può fare un qualunque, diciamo, ciclo sportivo, qualunque persona che con una bicicletta leggera come queste si allena per un po' di tempo. È chiaro che poi ci sono delle situazioni particolari della gara dove invece si pedala al limite della sopportazione. Tecniche del corpo e intelligenza tattica. È fondamentale per il corridore imparare a dosare le proprie forze, a tenere duro, come si dice, quando è il momento che permette di mantenere la testa della corsa, oppure trovare degli spazi dentro la gara, dentro il gruppo, per esempio, per riposare, per recuperare energie. È sempre un riposo relativo, naturalmente. Bisogna imparare a stare in gruppo e, per esempio, fare il filo alla ruota di chi ti sta davanti o stare vicino a 20 centimetri da chi ti sta da parte non è molto facile. È questione di abitudine, un po' alla volta ci si abitua, se si vuole continuare a correre, naturalmente. Chi non riesce a superare la paura di queste situazioni smetterà di gareggiare, naturalmente. Tra l'altro non è detto che le situazioni in cui si va più forte siano le più rischiose. Molto spesso le cadute, come si vede in televisione, avvengono in momenti di rilassamento, perché i corridori si distraggono, per esempio. O in certi momenti, non parlo di queste categorie dove il rifornimento non esiste, perché la gara dura, per i giovanissimi, dura un quarto d'ora nelle scuole elementari, no? O dura un'ora nelle categorie dei G6, no, l'ultima categoria, nella prima media. Per gli allievi, sono stato domenica su una miraglia a seguire una gara organizzata a Costa Masnaga, per gli allievi a questo momento della stagione la gara dura 2 ore, 80 km più o meno, 40 all'ora. Ecco, voglio dire, lì si fa rifornimento di bevande. Se il rifornimento è concentrato in uno spazio di 2, 3, 4 chilometri, c'è un affollamento di vari direttori sportivi, massaggiatori, persone che devono passare le borracce, bisogna fare una specie di gincana per riuscire a trovare il proprio alimento, la propria bevanda, e quindi non è facile. Molto spesso è uno dei momenti più delicati per la sicurezza dei corridori. I rischi e quelli che sono i segni dell'iniziazione che rimangono sul corpo dei corridori. Le cadute sono un po' delle medaglie per il corridore, no? Quando è che ho visto una foto stamattina, deviazione professionale, sfogliavo la gazzetta nell'albergo dove eravamo alloggiati, c'era una foto di Christopher Froome, recente vincitore della Vuelta, del Tour de France, uno dei favoriti del mondiale a cronometro che mi pare si correrà mercoledì, ma anche oggi c'è la corsa a squadra a cronometro, la Sky, la sua squadra favorita, che imitando Cipollini si è fatto fotografare di lato sulla bicicletta nudo, e si vedono tutti i segni delle cadute, delle cicatrici che ha avuto nella sua carriera agonistica. Ecco, avere delle cicatrici è un po' un segno del fatto che si è corso sul serio e che prima o poi si sono fatte delle cadute che hanno lasciato dei segni più o meno pesanti.
anche questo fa parte della mia esperienza corporea, purtroppo, di ciclista, anche praticante, oltre che antropologo, diciamo. Ecco, questo direttore sportivo con la sigaretta è quel signore che mi ha lasciato quella formula: campioni non si nasce ma si diventa. Perché? Perché, come dicevamo prima, naturalmente servono le doti naturali, serve l'esercizio, ma serve una disciplina di vita che è quella sulla bicicletta, gli allenamenti per esempio, ma anche quella fuori dall'allenamento. L'alimentazione ha una importanza sempre più importante, sempre più grande nella pratica ciclistica rispetto agli anni pionieristici dove si legge, qui c'è Claudio Rosati che si è occupato di Bartali per esempio, si legge di corridori che prima di una tappa al Giro d'Italia bevevano 12 uova, no? Cioè micidiale per il fegato, che è il carburatore della macchina corporea, no? Ecco, oggi ci sono tutti una serie di indicazioni che servono a dare la maggiore dotazione energetica al corridore che si prepara a una gara e poi che la corre. Simulazioni progressive nell'allenamento, naturalmente, ma per tornare alla disciplina fuori dalla corsa, importantissimo anche il riposo, dormire molto. Fiorenzo Magni, che ho avuto la fortuna di conoscere, di frequentare come direttore del Museo del Ciclismo alla Madonna del Ghisallo, vicino al Lago di Como, vicino a Bellagio, diceva sempre che era lui andava a letto presto con le galline, e dice: io devo molto delle mie vittorie a mia moglie, se non ci fosse mia moglie non so, avrei vinto molto molto meno. Perché tra l'altro qui toccava il tema notorio del tabù sessuale, no? Il mio libro, la mia ricerca, indaga anche su questa credenza che è molto discussa, con opinioni molto controverse. E Magni, quando raccontava della sua carriera e faceva riferimento a questo aspetto della sua vita monacale, diceva: se non ci fosse stata mia moglie, perché domenica c'è la Sanremo e si salta, faceva sempre questo gesto, poi c'è il Giro delle Fiandre e si salta. Ecco, in realtà ci sono varie opinioni su questo aspetto della disciplina di vita. Io non ho tempo di parlare della mia tribù, nel senso che gran parte dello studio, oltre che dedicato a questi temi e alla parabola, diciamo così, formativa dalla infanzia fino al professionismo per un ciclista, mi sono occupato molto di studiare questa tribù che è una società ciclistica, con la questione dei rapporti di potere che ci sono al loro interno. Pensiamo allo sponsor che conta di più del presidente, che è una figura di facciata in questo caso, non sempre. Pensiamo alla dittatura degli sponsor, il fatto che ci sono sempre meno soldi e che tutti gli anni bisogna cambiare la divisa, che è una spesa notevole, perché la maglia e i calzoncini dei corridori sono diventati come un vestito di Arlecchino. Ci sono una serie di società che danno delle micro finanziamenti, per cui ci sono queste maglie. Questa invece è una foto di quando gareggiavo, no, io facevo il direttore sportivo in quest'epoca, questi erano due avversari dei miei corridori. Vedete che c'è una maglia semplicissima, rosso-arancione, che sono i colori del Costa Masnada, e non c'è neanche uno sponsor, qui c'erano ancora le maglie di lana. Le maglie di adesso le abbiamo viste prima, ecco, ma si intuisce in questa maglia che ha Deborah Sangalli. Per inciso, non avrò tempo di parlare del ciclismo femminile. Dagli anni 70 nella società incominciano a correre bambine e poi ragazze. Oggi, stamattina, non so se vi capiterà di leggere il giornale o di vedere la televisione questo pomeriggio, ci sono le cronometro a squadre per società, c'è Silvia Valsecchi che gareggia nella B-Pink e che è una delle corridore più importanti che è passata attraverso Costa Masnada, plurivincitrice di tappe al Giro d'Italia, campionessa italiana in pista e su strada. Ecco, quindi abbiamo studiato questa società come una comunità dove contano molto i capitali di diversa natura, no?
capitali culturali, pensiamo agli ex corridori che diventano direttori sportivi e che mettono a frutto la loro esperienza come esperti di tecnica, di tattica e in genere di formazione dell'atleta. Pensiamo agli sponsor naturalmente, pensiamo agli amministratori pubblici, dicevo prima il comune di Costa Masnaca che fa costruire una pista apposta per i ragazzi, uno dei pochi casi in Lombardia. In genere i ragazzi si allenano per esempio una volta quando erano chiusi questi spazi la domenica sui piazzali dei supermercati o dei parcheggi dove si fanno i mercati in periferia, perché lì magari in certi momenti della giornata c'era meno traffico, adesso sono aperti 24 ore al giorno, c'è anche quel problema lì. Ecco, naturalmente una comunità si costituisce anche attraverso, io direi prima di tutto attraverso un linguaggio comune, no? Il gergo ciclistico è un linguaggio che permette di identificare al volo un appartenente a questa comunità, naturalmente non solo nella società specifica, ma nel mondo, nel circo dei ciclisti, no? E quindi ci sono tutta una serie di vocaboli, di espressioni, ne ho citate poche, ma nel libro ce ne sono molte, che aiutano a formare questa comunità. La vita di questa società è organizzata su tempi molto rigidi e che ritornano un po' ritualmente, ci sono certi momenti che si possono considerare veramente rituali. Io descrivo la parabola ciclistica come una specie di spirale, diciamo così, perché dentro l'anno c'è un ciclo che ritorna, no? Dal periodo invernale con gli allenamenti in palestra, in piscina, per poi passare ai primi allenamenti su strada, magari attraverso il ciclocross o la pista che alcuni specialisti fanno per tutto l'anno, ciclocross un po' meno, ma che i corridori su strada fanno come momento di addestramento specifico di certe abilità tecniche, in pista di un tipo, nel cross di un altro, o nella mountain bike che ha sempre più spazio anche nel Costa Masnaga. Dicevo, poi si passa attraverso la stagione, come si dice, delle gare, e poi si arriva al periodo invernale sempre più breve di pausa, sempre più breve perché corridori come Silvia Valsecchio, come Elia Viviani, veronese della Sky, che correrà il mondiale di domenica prossima su strada, che praticamente corrono tutto l'anno, perché quando finiscono le gare su strada comincia la stagione su pista, ormai il calendario è mondiale e si va a correre in Malesia piuttosto che in Cina e poi in Canada e poi in Europa e così via. Quindi si parla anche di come si costruisce la mentalità del ciclista attraverso un'organizzazione dei tempi della sua attività. E poi ci sono i luoghi che sono fondamentali. Io conosco poche persone che conoscono la geografia locale come ciclisti, perché ovviamente conoscono le strade secondarie, i paesi, le frazioni, che in genere vengono categorizzati dal punto di vista delle salite, della presenza delle salite, delle discese, del traffico o meno, ormai negli ultimi anni, delle torture rappresentate dai dossi o dalle rotonde, da cui non ci libereremo più. Il mio medico a cui mi sono rivolto quando, nell'ultima caduta che ho fatto, ho rotto una scapola, mi diceva: siamo stufi di avere ciclisti come pazienti, perché tra le rotonde, i dossi e le macchine è una processione continua, pronto soccorso e ai reparti di terapia del nostro ospedale. Tra i luoghi ci sono anche dei luoghi simbolici particolari che spesso prendono i nomi dei paesi o delle località delle salite, no? Da noi c'è il Ghisallo, il Muro di Sormano, le Croci di Calenzano piuttosto che l'Abetone, il Ciocco, parlo perché qui abbiamo dei toscani ospiti che so identificare, oppure se ci spostiamo sulle Dolomiti, le Tre Cime di Lavaredo, oppure il Mortirolo, ultimamente in Friuli lo Zoncolan, eccetera, e al Tour altre salite. Ma i luoghi sono anche i luoghi dei santuari. Parlavo prima del Ghisallo, che è una salita storica,
c'è il Museo del Ciclismo, che è nato dalla chiesetta perché i corridori si affidavano alla protezione della Madonna e in parte ancora si affidano per avere una protezione speciale, diciamo, visto i rischi che corrono e nella speranza di avere un aiuto magari anche per qualche vittoria. Ecco, vi consiglio di visitare questi musei perché naturalmente da museologo, museografo, ritengo che lì ci sia una parte di umanità molto interessante da conoscere, da studiare. Ecco, il gruppo diventa una comunità perché poi a distanza di tempo ci si riconosce anche tra avversari e si mantengono dei legami molto forti, no? Ho corso con Saronni, posso dire io, e quando ci troviamo ancora, anche se io arrivavo ultimo, lui correva, io andavo piano, ma partivamo insieme. Ecco, oppure altri esempi di questo tipo si potrebbero fare. Qui vediamo degli avversari che a un certo punto, come si dice nel gergo del ciclismo, specialmente nelle corse a tappe, fanno gruppetto. Quando ci sono i primi staccati nelle tappe di montagna, ci sono gli specialisti che calcolano il tempo massimo entro cui arrivare all'arrivo per non essere squalificati. E allora questa gente fa gruppo, c'è uno che chiama gruppetto, si forma il gruppo e si va all'arrivo calcolando il tempo della distanza e quindi in qualche modo ci si allea. È importante questo riferimento perché nel ciclismo, come in molti sport individuali, ma soprattutto nel ciclismo, c'è un continuo confine ambiguo tra l'avversario e il compagno. In fuga si diventa compagni anche da avversari, per esempio, perché bisogna staccare il gruppo e si cerca di arrivare nelle prime posizioni staccando la gran parte degli avversari, per esempio. Quindi il ciclismo è uno sport molto interessante anche perché è uno sport individuale e che indubbiamente fa coltivare l'individualismo, ma che non può fare a meno della collaborazione. Nessun campione potrebbe vincere delle gare se pretendesse di partire in primo chilometro e arrivare fino alla fine, salvo casi eccezionalissimi di percorsi difficili fin dal primo chilometro, ma in cui non ci sono squadre avversarie che altrimenti per il gioco dell'aiuto reciproco di cui parlavamo prima, risparmiando energie, naturalmente possono sempre avere la meglio. Il gruppo, se si riesce a mettere d'accordo, riesce sempre quasi sempre a battere gli uomini in fuga. Ecco, quindi come diceva Bourdieu, attraverso lo sport si costruisce un habitus costruito e duraturo, un sistema di schemi percettivi, di pensiero, di azione acquisiti in maniera duratura, dicevamo, generati da condizioni oggettive ma che tendono a persistere anche dopo che il mutamento di queste condizioni è avvenuto. Perché mi piace concludere su questo punto? Perché nel mio libro cerco di dimostrare che quello che si impara senza ben rendersi conto di ciò a cui serve dentro la pratica ciclistica è un insieme di abilità e di atteggiamenti mentali che poi servirà nella società civile, nella economia della Brianza, che è un'economia di imprese familiari dove ci sono delle virtù e delle capacità che nel ciclismo si acquisiscono moltissimo. Per esempio la capacità di adattarsi alle situazioni, ai momenti e di non avere delle regole di comportamenti rigide, per esempio, nell'economia come nell'impresa, appunto. Ho lasciato perdere tutti quegli elementi di attrazione che hanno il ciclismo per l'infanzia e per l'attività non competitiva di cui parla Auger, per esempio, la bicicletta come strumento di libertà e di socialità. C'è sicuramente anche questo, soprattutto all'inizio o anche alla fine della carriera, quando non si corre più, si va comunque in bicicletta per piacere di stare insieme a degli amici o per sentire con l'aria che ti corre sulla pelle il senso di libertà che ti dà una passeggiata, una discesa o magari anche una fatica. Questa è una foto d'epoca, perché nel libro si dice di come è cambiata naturalmente la società,
ma anche l'atteggiamento dei ciclisti negli anni 50-60 con quello dei ragazzi di oggi. Tra l'altro era la bicicletta uno strumento di promozione sociale per molti figli di contadini e da noi già di operai che speravano di diventare campioni per liberarsi da un lavoro sicuramente meno gratificante se si diventava bravi e vincenti, come si dice, no? Ma molte famiglie negli anni 50 non volevano che si andasse in bicicletta perché si perdeva tempo, si toglieva spazio al lavoro con gli allenamenti e così via. L'ultima foto è dedicata a questo ragazzo. Questo ragazzo adesso corre tra i dilettanti, ha cominciato nella Costa Masnaga, è un emigrante, arrivato dal Marocco fortunosamente, approdato in una comunità seguita da Don Agostino Frassoni a Lecco, la comunità Don Guanella. Io quando trovo Don Agostino lo prendo in giro perché dico: è inutile che tu racconti che sei un prete, tu sei un ciclista che ogni tanto dice messa, perché è un appassionato al punto che tutti gli anni fa una serie di tappe del Giro d'Italia partendo qualche ora prima e arrivando all'arrivo. Questo prete ciclista assiste e ha raccolto attorno alla comunità Don Guanella una serie di ragazzi segnalati dal tribunale che hanno problemi di carattere comportamentale, soggetti a procedimenti del tribunale, o che raccoglie ragazzi soli che arrivano dai paesi del mondo e che hanno bisogno di essere seguiti, avviati all'istruzione e al lavoro. Con la sua passione lui è riuscito a portare diversi di questi ragazzi alla pratica ciclistica. Alcuni corrono in bicicletta nel Costa Masnaga. Imed, che è uno dei ragazzi più forti passati attraverso Costa Masnaga, forse lo sentirete tra qualche anno in televisione, si chiama Imed Sekak, ecco, è una storia emblematica di come il ciclismo sia diventato un fenomeno globale, dicevo prima, per le gare, ma anche per i paesi e le culture che si avvicinano sempre di più al ciclismo, no? Anche nei paesi più strani, secondo noi. Domenica, se accenderete la televisione verso quest'ora, magari un paio d'ore prima, assisterete in Norvegia alla partenza della corsa dei professionisti. Dopo 5 chilometri ci sono già i primi ritardatari che arrivano dallo Zambia o dal Burundi, no? Però anche lì c'è un movimento ciclistico, perché attraverso internet, attraverso la televisione, ormai i modelli culturali viaggiano sulla faccia della terra in tempo reale e ci sono ragazzi che, arrivando in Italia da questi paesi, riescono ad avere la fortuna di una bicicletta per tentare quello che una volta da noi tentavano i figli di contadini, di operai, cioè di avere un successo attraverso lo sport. Ecco, questi siamo noi vecchi, no? Bici da corsa, un gioco di massa, tenersi in forma, mettersi alla prova, sentirsi capaci comunque di aver fatto 100 chilometri, di aver fatto il Mortirolo, non alla velocità dei campioni del Giro d'Italia, ma il ciclismo insegna anche a accettare i propri limiti se si gareggia. Vi ringrazio.